Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Oh mondo, non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. La 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 la. Maestro Guido Morgagni con Il mondo di Jimmy Fontana. Signore e signori, Il mondo dell'ora solare a casa vostra. Buongiorno, ben arrivati. Il maestro Morgagni ci terrà compagnia per tutta questa puntata che sa che profuma di amore. Si sono dati un colpetto così, no, non le bambole che avevo in braccio, quelle ve le racconto tra poco. I due a cui le bambole sono dedicate si sono dati un colpetto, hanno detto è la nostra canzone, stanno suonando la nostra canzone. Nunzia Gatta Bernardi e Pier Augusto Bernardi. Bernardi, chiedo scusa, una coppia d'oro, d'oro. Sì, per gli anni che abbiamo superato, 50 anni. Per gli anni che abbiamo, da quanti anni siete sposati? 52 e rotti. 52 rotti, da quanti anni fidanzati? Beh no, 54 tutti insieme più o meno. Tutti insieme più o meno. Allora, l'età non ve la dico perché non sono credibili. No, 81 anni e dai. Ma voi gli date 81 anni a casa, non lo so, io no. Siete stupendi, bellissimi, innamorati veri, grandi innamorati. Quanti figli? 4 figli. Quanti nipoti? 11 solo. 11 per adesso. Solo per adesso. Hanno grandi prospettive. Il mondo, d'altronde, è stato veramente il loro luogo. Si incontrano nel 1968, se non vado errata, a fine anno, in Eritrea. Asmara. Ad Asmara, in Eritrea. All'università di Asmara, dove io sono approdata dall'Inghilterra e da un percorso di attività lavorativa sulla nave di Grimaldi. Sì. E lui già stava lì. Però non mi aspettava. Ah, capisco. Parlavano sempre di lui, ma non mi aspettava. È arrivato tardi. E io che cosa ho fatto? Ho sentito una voce e mi è piaciuta assai. Quando poi l'ho visto, ho detto, ma la voce era più bella dell'aspetto. Ma senti, ma è sfacciatissima. Ma guardate in fotografia che cosa erano. 1968, sono identici praticamente, forse... Soltanto è stata cambiata la montatura degli occhiali, per il resto siete identici. È stato non un colpo di fulmine, ma un tuono di fulmine, sì. Ha detto il nostro. Sì, decisamente, perché poi... Ma quando lei l'ha vista, che ha pensato? A me sono sempre piaciuti gli occhi nelle persone, sì? E soprattutto nelle donne. Addirittura disegnavo gli occhi, dall'età di 15, 16, 17 anni, il viso e gli occhi. Quando sono arrivato qualche giorno dopo all'università per problemi che avevo avuto in Italia, lei mi aspettava sopra le scale, non so come. E ho visto gli occhi. E non ha torto, perché gli occhi di Nunzia parlano, sono occhi di una ragazza che non si è fatta dire no, tu non studi. Testardamente ha studiato, testardamente si è laureata, testardamente ha fatto tutto e continua a fare tutto nella vita, salvo che quando si sono incontrati, ora spiegheremo anche il perché ad Asmara, il perché dell'Africa, allora lei era legato da un punto di vista professionale alla Fiat, quindi girava il mondo, insomma, sotto però questo grande questo nome. Questo è stato antecedente. Ok. Subito dopo la laurea. Sì, dove vi vediamo. Mia sorella che mi ha contattato, perché lei assieme, era una suora comboniana, assieme ad un'altra suora, un genio, suor Maria Nora Onnis, hanno fondato l'università, le due suore comboniane, un'università all'Asmara.
E quindi l'Africa vi ha chiamato per la prima volta, diciamo. La prima volta la sorella ha detto tu lavoro, poi lo troverai, quindi sono andato lì a insegnare. E poi lì ci siamo incontrati. Hai incontrato Nunzia. Incontra Nunzia che ancora ridono oggi. Non è vero che Nunzia sia piccola di statura, non è vero, ovviamente. Però quando si è alzata in piedi lui ha detto oh, non è così alta, non ci credo. Diciamo che seduta anche adesso sembra più alta di me. Ma che dice? Eccola, attenzione! Attenzione! Ma sono nella media! Però gli occhi ormai avevano messo il timbro nell'anima. Ma ti pare, botte piccola, vino buono. Sì. Mica uno si deve accompagnare necessariamente, come dire, non è a centimetri che si valuta la bellezza di una donna. L'Africa vi terrà insieme, vi tiene insieme ancora oggi. In Africa succederà un fatto per il quale questa bellissima ragazza con gli occhi colore del cielo si ammalerà, insomma ci sarà anche un momento di timore, di paura per la sua salute? Perché mi lavavo troppo con del sapone che usano ancora pieno di soda caustica e sono riempita di bolle quando stavamo ad Asmara e la santa suoranna Roncalli, nipote di Papa Giovanni già mi aveva abbracciata come scout anni prima. Quindi tutta una famiglia che è intervenuta nella mia vita, lei ha dovuto farmi le flebo, le cose, e io ero un po' giù perché volevo andare in classe, volevo insegnare subito, invece sono stata proprio male. E lui un giorno è arrivato, ha aperto il giaccone che mi hai regalato. Natalino? Un caprettino. Abbiamo anche la foto del caprettino, io comincio a gongolare. Il primo regalo è Natalino, è la Natalino. Capretta. Un caprettino che ha fatto disperare ste suore, poverette, e tutta la gente, perché lui correva poi, cresciuto, eccetera. Saliva per le scale, sentiva la mia voce e faceva e stava sempre fra i piedi in chiesa e veniva là, e allora me l'hanno chiuso in un pollaio e poi abbiamo deciso di regalarlo a una casa famiglia per bambini. Allora Natalino ha fatto il suo, perché dice dava fastidio, faceva rumore, quello faceva il capretto, voglio dire, e diceva questi hanno due zampe, io ne ho quattro, e va bene, ma non andiamo su questo tema, andiamo su questa tenerezza, cioè era scattato l'amore. Proprio vi aveva cuciti, come siete ancora cuciti oggi, a filo stretto stretto. Il matrimonio si celebrerà dove e quando e in che giorno? Ve lo diciamo tra un attimo, all'ora solare, arriviamo subito, grazie. Sì, il mondo non si è fermato mai un momento, maestro Guido Morgavi. Di chi è il testo di questa canzone? Gianni Miccia, che è stato il mio produttore, quindi che un grande piacere l'ho cantata prima. Bene. Gianni Miccia, insieme a Bruno Zambrini, che era l'altro mio produttore. Però, ottime idee entrambi i produttori. Il maestro Guido Morgavi con noi in questa puntata tutta dedicata all'amore. Piero Augusto e Nunzia Berardi. Nunzia Faggatta da signorina di cognome, miau, si vede da quegli occhi, assolutamente. Un amore grande, grande, grandissimo, scintilla ormai diventata fuoco e quel fuoco non si spegne. Quando vi siete sposati e dove? A fine anno. Fine anno sta per 31. Nel 1970, il 31 dicembre. Esattamente il 31 dicembre. Per risparmiare sugli invitati. Questa storia è vera. Voi andate a Napoli perché mia mamma, figuriamoci. No, non è così. Sì, sì. Allora, il 31 dicembre all'epoca soprattutto non si sposava, era il giorno di festa, di fine anno. Sì, sì. Chi ha insistito col sacerdote? Io, con padre Ernesto, io non ho dubitavo. Detto. Uno. Ci sposi l'ultimo anno perché 1970 suona bene. Certo. Due, non leggere quegli articoli della legge che dice che la moglie
deve seguire il marito, altrimenti mi alzo e me ne vado. Beh, e poi l'ha seguito per tutto, in giro per tutto il pianeta. In giro, vabbè, abbiamo deciso. E tre, pure là, la residenza, tutti questi articoli. Cerca di fare bla 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 e salta lì un po'. E salta un po'. È stato bellissimo. 31 dicembre 1970, questa è la fotografia che accerta quanto sono belli questi due e che si sono sposati proprio quel fine anno, e alla fine avevate, come dire, tagliato un po' di parenti e di amici, perché il 31 dicembre, Capodanno, uno sta in giro, e alla fine eravate solo 50 in tutto. È pochissimo, per un matrimonio a Napoli è pochissimo. Sì, Due gatti. No, gli amici. E solo suo fratello con la famiglia. E i miei fratelli, basta. È sufficiente. Luna di miele, Piero Augusto, dove siete andati? Il luna di miele siamo andati in crociera, perché Nunzia in precedenza aveva lavorato per una società che organizzava crociere. Grandi crociere, certo. E era in ottime relazioni, si vede che si è comportata pure bene, quindi era un buon biglietto per me, un buon biglietto di visita durante il suo lavoro. E i proprietari della società di navigazione ci hanno regalato la crociera sulla nave. Che guarda caso passa per l'Africa. Ora, al netto della nostra scaletta, come sempre accade, al netto di tutte le domande, di tutte le curiosità che abbiamo, che cos'è che vi tiene uniti da così tanto tempo? Che cos'è che vi permette ogni giorno di svegliarvi felici uno accanto all'altra? I valori. Senso della famiglia ci deve essere. È il primo nucleo della società e questo deve rimanere. La famiglia. Noi siamo cresciuti con questo senso della famiglia e così l'abbiamo portata ai nostri figli. E poi il sogno. Dover sempre pensare, programmare, mai fermarci. Abramo, prendi la tua tenda e va. Cambiamo casa? Cambiamo casa. Adattarci. Siamo stati in tanti paesi. L'Irlanda, la Svizzera, l'Etiopia, l'Arabia Saudita, in Albania durante la guerra del Kosovo, a Sarajevo, in Kosovo, eccetera. E ci si adatta, e che bello, e si scopre, e non si va a cercare tanto il monumento, questo, quella, si va a cercare la gente, è così simile a noi, questo qui, la nostra ricerca dell'altro, la nostra curiosità che tutti siamo uguali, ma questo è molto bello, e così continuano i figli. Dove sono i nostri figli? I nostri figli hanno in diversi continenti, quello più lontano in Australia, poi c'è la figlia che è in Cina con tutta la famiglia, un'altra stanno in Azerbaigian, a Baku, e il più grande, che insegna all'università in Inghilterra, è Egan, vicino a Londra, vicino a Heathrow. Senta, Piero Augusto. E va sempre in Amazzonia e ci ha portati 25 anni di questo progetto Cobra. Ci ha portato gente di tutto il mondo a festeggiare dove? A casa nostra. Tu prima hai visto la casa. Noi il matrimonio, cioè abbiamo celebrato, insomma, l'inizio di una nuova famiglia, a casa nostra non si spreca. Mi ha detto, mamma, niente carta, perché lui è laureato e professore in conservation, ambientalista. Niente carta, niente plastica. E quindi sono stati comprati piatti di vetro che ci sono ancora e tenete la fabbrica dei piatti voi a casa vostra, perché siete tanti, come si dice a Napoli, ma poi la casa tenete è aperta, la fabbrica. Viene gente, sì, viene, allora va. Vanno, vengono, arriviamo e stiamo andando anche con ordine, che ve li voglio raccontare, vi voglio raccontare anche perché l'Africa e perché continuiamo a parlare di mondo con questa coppia. Piero Augusto, svegliarsi tutte le mattine accanto a questa donna, al netto è una squadra qua, e che cos'è? Potete giocare i mondiali? Scusate, è arrivata la fotografia un po' forte. Svegliarsi tutte le mattine accanto a questa donna e amarla. Perché? Ma la cosa che ha detto e che io continuo sempre a ripetere ai miei figli, ho detto sempre ai miei figli,
voi dovete sposare la persona con cui potete condividere i vostri sogni. E questo è il legame più forte, sì, è il valore più forte, sì, perché quando si condivide il sogno si può fare qualsiasi cosa. Poi se sporco il pavimento e lei si arrabbia, uno ci passa sopra, no? Si arrabbia però, eh? Ah, si arrabbia come? Ne so qualcosa. Deve essere tutto smooth, tutto piano, no? No. Ci sono nel matrimonio, ci sono gli alti e bassi. Assolutamente, no? A questo volevo e arrivare. E poi il rispetto reciproco, ma nell'accettare la diversità anche qua. Ma chi è che accetta di più la diversità? Ah, qui non c'è bisogno di chiederlo. Lo volevo dire, Piero Augusto, lei ha tutta la nostra solidarietà. Ha tutta la nostra solidarietà. Perché lei è un bella, è una bella... ragazza. Senti, se io ho combattuto con una cultura patriarcale e a 9 anni ho deciso che io sarei andata a scuola e mi sarei laureata e sarei andata in Africa a 9 anni e mi chiudevo in bagno per non fare i letti ai miei fratelli. Lui lo sapeva, perché mio papà gliel'ha detto, ma tu la conosci bene. Scusate. Hai capito chi ti porti in casa? Sì, l'ha capito però, l'ha capito. Sì, e l'ha capito anche l'associazione GMA, Gruppo Missioni Africa, dove Nunzia e Per Augusto, che hanno fondato la sede della GMA in Campania, sono attivi, iperattivi, superattivi, tant'è che, mica vado girando con le bambole, mica sto a pettinare le bambole io qua all'ora solare. Allora, in camicia verde e, come dire, fascia rossa al collo, c'è il comandante, diciamo così, Piero Augusto. Vabbè, Nunzia, è il comandante qua, è Amafà. Qua, con gli orecchini, con gli occhialini, con Nunzia Scugnizza Doc, già che queste sono gli Scugnizzelle, c'è Nunzia, e quindi questi siete voi due. Sì. Chi vi ha dedicato quest'opera? A Natale sono stati i regali di Natale. Abbiamo un gruppo di lavoro che cuciono, che preparano, perché noi siamo una piccola associazione e facciamo tante attività. Allora, questa è una delle attività. Le nostre donne si ritrovano, abbiamo un forno a legna e si mettono lì a fare anche la pizza, eccetera. Poi si mettono a cucire, vendiamo. Certo, e sostenete. E sosteniamo le donne ciò... del carcere, esatto, in quel caso. Esatto. Allora, attenzione, l'istruzione. Nunzia ha molto a cuore, Nunzia e Piero, ovviamente, sì, ci mancherebbe altro. Condividiamo. Condividete questa. Qui vediamo una. Questa è una pizza proprio. Condividete. È il mio compleanno, guarda. Condividete, il sorriso è sempre quello. L'importanza del portare fin in un luogo così lontano il valore dell'istruzione, perché se studi, e io mi riferisco non solo ai bambini, ci mancherebbe, ma alle bambine che vedono negato questo diritto in tantissime parti del mondo, se studi nessuno potrà venirti a raccontare bubole, insomma, voglio dire, si diventa persone libere già da lì, no? E quindi, cresci meglio i tuoi figli, sì, e cambi il paese. Cambi il paese. Soprattutto con l'istruzione si dà la dignità alle persone, sì, e si getta la strada per un futuro migliore. Quando voi siete stati, guardate qua che meraviglia questa fotografia, quando voi siete stati, anzi Nunzia, durante la guerra del Kosovo è rimasta 2 mesi in quell'area, quell'area. A casa c'erano i figli, ecco, il segreto del vostro matrimonio sta anche in questa costante condivisione, nel non dire no, tu questa cosa non la fai, è pericoloso, non partire. Questo devo dire che non è mai successo. Non è mai successo. Io poi prima nella mia vita lavorativa. Lei è un uomo nobile, lo sa, perché non tutti gli uomini la pensano come lei. Lei si prende un applausone, lei sarà, Nunzia sarà fortissima e determinata, ma lei è un uomo nobile, ad averli uomini così. No, accanto. No, ma questa è stata sempre la sua idea. Ad averli uomini mica me lo sposavo. Assolutamente, Nunzia, non dubito. Non capito, mica saggiato. Me lo sposavo. No, per lavoro ho dovuto sempre allontanarmi dalla famiglia, sì, oppure la famiglia veniva con me.
certo. Mi seguiva nel paese. Mai una volta che mi abbia detto: ma no, non si va, perché no. Appena le dicevo andiamo in Arabia Saudita, lei pensava subito come organizzarsi per l'Arabia Saudita. E le donne non andiamo lavorano, io in, dico no, lavorerò. Andiamo in Iran al tempo della, un poco prima del tempo della rivoluzione, della caduta dello Shah, e anche lì andiamo subito. Poi lì, se posso fare una piccola divagazione, certo. Sono stato aiutato, perché quando ero lì da un po' di tempo, io andavo sempre in anteprima per organizzare la casa, la sistemazione, e poi facevo arrivare... Il suo lavoro la portavo ovunque nel mondo, quindi sì, chiaramente. Veniva lei con i figli, però almeno la prima sistemazione sì. Era già organizzata. E mi disse al telefono: sei legato bene alla sedia? Sono seduto. Lui perché stava cosa a Teheran c'è? E io stavo in Italia. Lei stava in Italia, io ero lì a Teheran, e mi disse: aspetto il quarto figlio. Io da quel momento lì, nel preciso istante che mi ha detto aspetto il quarto figlio, ho detto: non ti preoccupare, a Teheran tu non vieni, perché ero passato prima tramite l'esperienza etiopica con la rivoluzione alla caduta dell'imperatore di Haile Selassie e la venuta di Mengistu. Ho detto: qui a Teheran è la fotocopia di quello che è successo in Etiopia. A Teheran avverrà la rivoluzione. E Alberto Negri l'ha scritto la stessa cosa dopo. Oh, il grande Alberto, caro. E a quel momento lì ho deciso di tornare. Dopo pochi mesi lo Shah è caduto ed è arrivato Khomeini. Quindi c'è un angelo dal cielo che ci guida. Volevo arrivare a questo. Voi, colpo di fulmine, tuono di fulmine, chiamatelo come volete, esiste, se esiste il colpo di fulmine, o se esiste la perfetta sovrapposizione di due anime belle, voi vi siete spiegati nella vita come abbiate fatto ad incontrarvi? Ogni tanto ve lo chiedete? Senti, io non credo al destino, perché è facile poi dar colpa al destino anche nelle cose brutte. Ma è vero che nasciamo e siamo guidati. Io spiego ai nipotini che il momento che tu sei stato sogno di Dio, nasci, lui non ti abbandona, ti mette vicino qualcuno, e nella nostra vita questo qualcuno è intervenuto nel momento giusto, sempre. E si vedeva che ci voleva questo signore e ci voleva questa signora per un disegno di Dio. Senta, sicuramente, guardi, mi trova perfettamente d'accordo. Che cos'è che non ha ancora fatto per lei? Una cosa che vuole ancora fare, con la quale la vuole stupire? Questa è una bellissima domanda, però direi bisogna essere aperti a quello che è stato detto fino ad ora, bisogna essere disponibili e aperti ai segni che ci arrivano. Nel senso che io nella mia vita, mia madre è morta che io avevo 3 anni, sono sicuro che dal cielo mi ha sempre guidato. Ne sono sicuro. Tutta la vita. Mi ha guidato nella professione che ho fatto, nella persona che è al mio fianco da una vita, e sono convinto anche per il futuro che si riceverà la persona, entrambi riceveremo, lei cosa può fare per me e io cosa posso fare per lei, che ci viene questo segnale per farlo. Però penso che l'amore che entrambi dedichiamo per i nipoti, che vediamo come futuro, come nostra proiezione, questa è la cosa anche che ci siamo donati a vicenda. I 1.500 nipoti a distanza, perché noi non facciamo differenza, giuro. Ci sono i vostri 1.500 bambini altrove, in un grande continente, sì.
sul quale bisogna fare tanto, come ha detto Papa Francesco, come dice Papa Francesco. Giù le mani, e quindi, dall'Africa. Giù le mani dall'Africa, cioè? E le vostre mani che sono piene d'amore sull'Africa e sulla vostra famiglia. Quello che noi possiamo fare per voi è salutarvi con un applauso immenso, 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 perché siete proprio un regalo del cielo. Grazie a voi. Piero Augusto Berardi, Nunzia Gatta Berardi, grazie, grazie, grazie a Maestro Morgado con questo piccolo grande amore. Ah, lo so, ve li vorreste portare a casa. Cercate anche voi di portare l'amore dalle famiglie alla famiglia allargata. Cioè, a chi non ha amore, pianta alberi nel lungo termine, forse non vedrà i frutti in Etiopia e in Italia. Io mi dedico all'istruzione e alle donne, sono fissata con le donne, perché le donne devono veramente portare al cambiamento, sì, se gli uomini ci lasciano pure lo spazio. E allora questo, il messaggio che va in tutte le famiglie, lasciare un posto anche per gli altri. Aggiungi un posto a tavola significa fatti un po' più vicino, lascia il posticino, come fanno nelle chiese dell'Etiopia, che si mettono azzeccati azzeccati per lasciare un posto. Ma non sprecare, non sprecare. Quando mi dicono, sì, però, non esistono i però. In tutte le famiglie esisteva sta faccenda della decima, o in Arabia Saudita, 10 anni che siamo stati, io sentivo sempre parlare di questa zakat. Dobbiamo noi tutti ritagliare quella decima, sì, e poi facciamo pure la ventesima, eccetera, non ci importa. Ritagliare, non c'è bisogno di grande. Diceva la madre Teresa di Calcutta delle gocce. Sì, c'è la bisogno povertà, di cuore. La povertà andrebbe in un museo se tutti ci facessimo carico di una famiglia povera. Non mi interessa. In Italia... Olà. Ricordateci che là non si mangia, però si muore di fame. Alessandro Trese, il mio regista, mi posso alzare un attimo? Posso? Posso alzarmi, vero? Sì, ecco, mi alzo, No, per non uscire dall'inquadratura. Stringete. No, stretti. Sì. Allora, stretti, noi salutiamo queste due meraviglie. Perché così gli sono stata accanto. Alti e bassi, amma fa questi alti e bassi. Allora, guardateli bene, ricordateveli, sono queste le persone che con una leva, pum, sollevano il mondo. Noi li abbracciamo con tutto il nostro cuore e lanciamo Sauro Innocenti e Carla Bianchini. La coppia che è stata con noi mesi fa, sono andati con un ape caro a Lourdes. Guardate però, intanto li abbiamo salutati così. Stretti, come nelle chiese di Etiopia. Stringi, così, stretti. Ciao Paola, siamo Sauro e Carla. Ci ritroviamo qui dopo quel periodo che siamo stati da voi. Siamo sempre in forma. Ci siamo incontrati 59 anni fa in una sala da ballo. 4 anni di fidanzamento e 55 di matrimonio. In quel periodo lì, nella sala da ballo, andava di moda una canzone bellissima e ci ha seguito per tutto il nostro percorso della vita. Una lacrima sul viso, ce la vorresti dedicare? Ovviamente è di Bobby Solo e la dedichiamo anche a tutti gli innamorati. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me. Ed ancora lo sei, non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che
Sorridevo, Carla Sauro, questa è dedicata a voi. Sorridevo perché quando canta il maestro Guido Morgavi, qui si balla, no? Dietro le quinte dell'Ora Solare, proprio c'è questo movimento di danza e sono canzoni, no? Il grande Bobby, che è stato nostro ospite, sono canzoni che fanno pensare. Allora, pensando all'amore, come non avere la nostra Paola Fensi? Grazie di essere tornata con noi. La nostra dottoressa Paola Fensi, psicologa, alla quale oggi chiediamo di fare un po' di chiarezza sui sentimenti raccontandoli in musica. Allora, prendiamo questa lacrima sul viso. Quando in amore si è così timidi, forse soprattutto all'inizio, ma anche dopo, da non riuscire a capire i sentimenti dell'altro, che si deve fare? Non è che non si capiscono, si ha paura di capirli. Brava. Non si vuole correre il rischio, non si vuole correre il rischio del rifiuto. Se io mi espongo e ti dichiaro il mio amore e tu non sei sulla mia stessa lunghezza d'onda, mi puoi dire a me non interessi, io ci soffro e quindi non ti dico. Però il corpo delle volte parla per noi anche senza le parole. E quella lacrima sul viso indica tante cose. Ora, la timidezza è meravigliosa in sé, perché io credo che le persone timide siano sempre belle, abbiano paradossalmente una marcia in più, però come tutte le cose non deve diventare una gabbia, no? Certo. Non deve condizionare. Certo, condiziona, certo. Sia all'inizio di una storia, di una possibile storia d'amore, però dottoressa, anche durante una vita a due, no? Perché magari poi c'è la persona timida che permane nella propria timidezza, allora non escono fuori le parole, non escono fuori i sentimenti. La timidezza, Paola, è una cosa, la discrezione è un'altra. Quindi discreti sì tanto e rispettosi dell'altra persona, senza l'invasione dell'altra persona e dello spazio dell'altra persona e del sentimento dell'altra persona. In questo caso non è una gabbia. La timidezza sì, perché ci impedisce di muoverci verso l'altro, no? Certo. Allora lì sì che diventa una gabbia, diventa una limitazione. Cercare il dialogo sempre anche, comunque, anche facendo un bel respiro, anche quando sempre non avete voglia di parlare, di raccontarvi, però sempre comunque provarci. Comunque è solo l'inizio, sapete, perché con la dottoressa Paola Fensi e con il maestro Guido Morgavi cercheremo, lo ripeto, attraverso la musica e delle canzoni che tutti noi conosciamo, di capire qualcosa di più di questo meraviglioso sentimento che è l'amore. Cuoricioni per tutti, ci fermiamo soltanto un attimo. Popolo del miele, popolo del miele, popolo del miele. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché una volta non ci porti pure me? Chissà se davvero vai a vedere la tua squadra o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà se mi dici una bugia o la verità, ma un giorno ti seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire e se scoprir io potrò che mi vuoi imbrogliare, da mamma ritornerò. Perché la domenica mi lasci sempre sola. Con la partita di pallone, Rita Pavone, ma non seguitelo, ma lasciate perdere, se proprio se... Vabbè, questa è un'altra considerazione. Allora, la dottoressa Paola Fensi, psicologa, amica dell'Ora Solare per nostra robustissima fortuna, chissà se mi dici una bugia o la verità. E questa canzone c'è tutto, chiaramente fatta in maniera molto giocosa, no? Il senso dell'abbandono, ma tu preferisci andare con i tuoi amici o con le tue amiche, chiaramente questo, andiamo oltre la partita di pallone. Che si fa in questi casi? Che argomento difficile che trattiamo oggi, Paola, sì. Perché l'amore è un sentimento meraviglioso, ma è complessissimo, perché in questa canzone, che è giustamente una canzonetta, ed è espressa gioiosamente, poi Rita Pavone era meravigliosa, una regina, certo.
include tanti aspetti, include la libertà del povero ragazzo che può andare a vedersi la partita una volta a settimana, vabbè, certo. Adesso le partite stanno tutti i giorni, va bene, comunque la libertà di andare 2 ore a vedersi la partita, quindi il rispetto della libertà. Dall'altra il sospetto che lui approfitti della partita di pallone per farsi gli affari suoi, il sospetto che lei ha, quindi la fiducia, la libertà, la condivisione, perché qualche volta veramente potrebbe condividere la passione del marito e andare lei a vedere la partita insieme al marito, anche se magari non le interessa più di tanto, certo. Però la condivisione, quindi è complessa, a volte dottoressa, è tutto parte da una mancanza di fiducia in noi stessi, no? Perché se noi siamo in equilibrio, in sicurezza, se non abbiamo pensieri, è tutto normale, no? Certo. Sono 2 ore passate con gli amici mentre io faccio altro e poi ci rivediamo. Certo. Quindi questo dovrebbe, oggi il condizionale lo usiamo parecchio, dovrebbe essere così. Sia chiaro, stiamo parlando con una super professionista, la dottoressa Fenzi è una signora psicologa, però si è prestata molto gentilmente a raccontare tutto questo, anche per dare piccoli suggerimenti, no? Forse, ecco, la condivisione potrebbe essere il primo passo? Sì, anche qui con grano salis, nel senso condivisione sì, ma non a collo, come dicono i giovani oggi. Cioè, no. Che ogni volta che il marito se ne va a vedere la partita o meno, io gli devo stare col fiato sul collo, per carità, no. E però prima parlavamo di dialogare, forse il dialogo sarà il nostro filo rosso che ci accompagna per tutto questo resto di puntata. In tutti i rapporti, poi nel rapporto di coppia in modo particolare, ovviamente. Allora, nel rapporto di coppia in modo particolare, prima il maestro Morgavi faceva riferimento a Bruno Zambrini, che saggiamente lo ha prodotto così tanto. Maestro Morgavi, la vogliamo cantare questa? Sì, questa è fondamentale. Con grande piacere. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è niente per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me, io cercherò te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita, amor. Grazie maestro Gianni Morandi, che ha cantato questa canzone per tutti. Questa canzone secondo me ha messo pace in tante di quelle situazioni difficili che la metà basta. Grande Gianni, meraviglioso Gianni Morandi. E chiedere scusa, quanto è importante? Ora dico, ritornerò in ginocchio da te, ok, ma saper chiedere scusa non è importante, è fondamentale, Paola. Brava. È fondamentale. Lo si fa troppo poco? L'errore è nella natura umana. E rispetto all'errore, diciamo, la consapevolezza di aver commesso un errore e la capacità di andare dall'altro e chiedere scusa per l'errore commesso, anche qui con il dialogo, ovviamente è fondamentale. Nessuno è perfetto. Va sempre però, interpretato che cosa c'è dietro. Anche un fatto grave come un tradimento non va sottovalutato, però è un sintomo. Allora, attraverso il confronto, attraverso il dialogo, cerchiamo di capire che cosa ha portato quella persona verso il tradimento. C'è una sofferenza nella coppia, c'è una sofferenza individuale. Comunichiamoci. Parlare, comunicare è la cosa che poi conta in assoluto di più, ricostruire. Certo, no? partendo dal perdono. Forse chiedere scusa, ma per tante situazioni diverse nella vita, per tanti
anche diversi modi di pensare, anche risposte che vengono date che non sono le migliori, ecco, quel chiedere scusa è una grande, non cancella tutto, ma è un grande collante, è proprio una cosa che tiene... È un'apertura, è un'apertura, esatto, verso l'altro. È un'apertura, cioè, verso l'altro, è un senso di coscienza e di amore, punto. E poi c'è lei, c'è Mina... Che canta, no, non c'è Mina qua, c'è il maestro, peccato, Morgavi, ma c'è il maestro Morgavi che canta come Mina. Grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo più. Poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti amo. Finiamo con ti amo. Ti amo, grande, grande maestro Morgavi. Allora, un monumento all'egoismo, diciamo, una canzone di una bellezza totale, tant'è che la cantiamo ed è cantata in tutte le lingue del mondo. Ma un monumento all'egoismo, come lo si approccia? Cioè proprio lui o lei che si mettano sul piedistallo della serie Esisto solo io. Che si fa? Ma il monumento esiste in quanto lo si guarda, perché se nessuno lo guardasse quel monumento verrebbe messo. Questa donna io l'adoro. In cantina. Quindi diciamo che la responsabilità è di Mina in questo caso, certo, che adora questo uomo, che la trascura, che si... che si erge su un piedistallo e si fa adorare da questa donna. Purtroppo questo porta delle volte a delle conseguenze un po' troppo spesso. Uscendo dalla bellezza della canzone, ecco, questo nefaste, può portare... dove, certo, veramente c'è una forma di dipendenza tale che la vittima diventa ancora di più vittima rispetto ad un carnefice che è sempre più carnefice fino ad arrivare, certo, agli estremi dei femminicidi, per carità, eccetera, eccetera. Carità, e lasciamo perdere l'argomento. Come si dialoga oltre con un monumento per dirgli cala trinchetto, era una volta un vecchio carosello, oppure come si dice in questi casi scendi dal piedistallo. Scendi dal piedistallo. Scendi dal piedistallo. Mettiamoci sullo stesso livello. Sì. Abbiamo prima nell'intervista che hai fatto a quella coppia splendida, sì, parlavano di equilibrio nella coppia, del dare l'uno all'altra, del passarsi reciprocamente cose, perché nessuno ha tutto. Certo. Quindi nella coppia dovrebbe esserci anche questo, uno scambio. Quindi scendi dal piedistallo, io mi alzo un pochino e forse arriviamo allo stesso livello. E vuoi vedere, no, che guardandoci dritti negli occhi allo stesso livello, forse scopro che veramente sia amore, forse scopre, certo, che sia tutto bello, certo, però alla stessa altezza, certo, ovviamente. Se non vuole scendere dal piedistallo, voi prendete un trabattello, salite sopra, brava, e guardate negli occhi, esatto, colei o colui, esatto, prendete un trabattello pure un po' più alto, esatto, sai mai, non fa mai male. Non ho l'età, cantava la nostra cara amica Gigliola Cinquetti, e il maestro Morgavi che fa? Ce la canta. Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età. Guido Morgavi, grazie infinite. Allora, non ho l'età non è solo una differenza d'età,
E non avere il tempo giusto, insomma, ci vuole tempo per capire la persona che abbiamo davanti. Anche qui prendo le parole che hanno detto la coppia precedente. Sì. Avere lo stesso progetto. Eh sì. Avere gli stessi sogni. Avere le stesse necessità. Quando c'è una differenza di età notevole, considerevole, è probabile che ci siano istanze diverse, perché le esperienze, certo, che si sono fatte, certo, sono ovviamente diverse. Due orologi differenti. Due, certo, orologi diversi, uno sull'orario di New York e uno su quello di Roma. Certo. E quindi è difficile poi, no? Quindi può succedere, anzi, io conosco diverse coppie dove c'è una differenza d'età. Poi ormai non c'è più l'uomo più grande della donna, no, adesso no, può, certo, succedere di tutto così. E al contrario di tutto, ma che hanno per storie assolutamente anche diverse del loro percorso, però si sono ritrovati in una situazione e si sono scelti in una situazione in cui le esigenze e i desideri erano gli stessi. Sincronizzarsi. Costa fatica, ma è una sincronizzazione che va fatta se si vuole arrivare a qualcosa di infinitamente bello come l'amore. Poi se lui dimentica, sempre lui, poverino, dimentica un anniversario, dai su, non fategliela pagare così malamente. Fategli la pasta un po' scotta. Non so, non mettetegli lo zucchero nel caffè. E quando fa... dici, ma ti sei ricordato che oggi è la nostra festa? No, non seguite i miei consigli. Paola Fenzi, che al suo grande amore, al suo Paolo, dedica sempre quale canzone? Sei nell'anima. Sei nell'anima. Maestro Morgavi, andiamo via così. Guardate sei che coppia. Sei nell'anima. Amore puro. E lì ti lascio per sempre. Sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre. Sospeso immobile, fermo immagine. Grazie Maestro Morgavi, viva gli innamorati, viva la dottoressa Paola Fenzi, grazie, dedicata al suo Paolo. Grazie a tutti signori, mille milioni di baci.